una bella casa. E ora, da questa parte, signore e signori, perché sapete che ospitiamo dei collezionisti nella nostra piazza e oggi abbiamo un collezionista che ha scelto un argomento, insomma, caro, credo, al cuore di tutti. Il signor Gianni Bellesia. Buongiorno. Buongiorno. Gianni, ben trovato. Grazie. Il signor Gianni colleziona oggetti che riguardano il matrimonio. Non fate gli scongiuri. Il matrimonio, ecco. Oggetti che vanno dagli abiti a, vedremo, a cose anche curiose, certo, anche particolari. Ed è perché tutte le collezioni devono avere un arco temporale. Lei da quando parte? Ma c'è un documento anche del 1450, un contratto di matrimonio in maccheronico antico. Però diciamo la collezione andiamo dagli inizi dell'Ottocento. Dagli inizi dell'Ottocento. Sì. Ecco, allora cominciamo con gli abiti. Ecco, ovviamente l'abito è fondamentale, certo, nel matrimonio. Questo è un abito antico della seconda metà dell'Ottocento, viene da una famiglia Dovani sargentini. Il primo, bellissimo. In pizzo, tutto lavorato male. Secondo viene dalla Spagna, perché d'abito da funerale, no? No, perché in Spagna c'era l'abitudine che le famiglie nobili si sposavano in bianco, quelle meno ricche in nero. Ma anche in Trentino c'era una tradizione proprio che si accollava e si legava il fatto finché morte non ci separi, e infatti c'è anche qua una sposa che viene dalla quindi zona. Per ricordare questo si indossava un abito un po' funebre. Un po' funebre, che però insomma non era funebre, ma proprio era scaramantico. E questo qui è più lavoratissimo, qui siamo intorno agli anni 50. Intorno agli anni 50. Certo. Qui ce ne sono ancora. Là ce ne sono altri, sempre intorno agli inizi del Novecento. L'ultimo è degli anni 70, quello con la fascia rossa, ed è il periodo in cui c'è stato presente il femminismo, quindi anche le donne sono uscite un po' da quelli che erano i canoni classici del vestito. Una cosa molto importante è che il vestito bianco non era, fino a prima della prima metà dell'Ottocento, non era canonico per il matrimonio, si sposava con tutti i colori. Ah sì, è stata questa cosa del simbolo della purezza. Ma la regina Vittoria d'Inghilterra, quando si è sposata, uscendo un po' da tutti quelli che erano i canoni del tempo, ha deciso praticamente di usare il bianco come simbolo di purezza. Poi in quel periodo c'è stata un'invenzione che ha cambiato la storia, che è stata la fotografia, quindi le immagini del matrimonio della regina Vittoria, che tra l'altro non erano state fatte il giorno del matrimonio ma dopo, sono state divulgate in Europa, quindi questa moda è diventata... È dilagata. Tra l'altro anche la marcia nuziale di Lohengrin era stata fatta proprio... Ma sembrava un obbligo, no? Si diceva che la donna doveva arrivare illibata al matrimonio, certo, e l'abito bianco era il simbolo della sua... È il fiore d'arancio. Tanto che tantissime andavano in bianco all'altare e la gente diceva sì, vabbè, ciao, ti saluto, lo so bene io. Però adesso non è più così. No, adesso non è più così. Ecco, una può andare di qualunque colore senza che si dubiti della sua illibatezza. Allora, andiamo dietro, signor Bellesia. Andiamo dietro al tavolo, così vediamo dietro meglio, indicando questi, perfetto, oggetti, di che cosa si tratta. Ecco, sono tanti, ne ha portati tantissimi. Qui cominciamo con da qua. Le coroncine della sposa. Le coroncine avevano una funzione particolare, erano fatte in cera d'api e si diceva che dovevano trattenere l'energia positiva di quel giorno. E quindi poi venivano messe in queste teche nella camera da letto, perché dovevano irradiare... Quella che la sposa indossava, perfetto, sulla testa. Perfetto. Non aveva una funzione strettamente collegata con il... Erano ben augurati. Oggi non si usano più, credo. No. Adesso è molto legato alla moda, al discorso di moda. Invece oggi sulla testa le portano i mariti le cose in genere. E qui che cosa questa abbiamo? È una ricostruzione della fine dell'Ottocento di un matrimonio, proprio tutto fatto in miniatura, ed erano regali proprio che venivano fatti da questo era un militare, quindi probabilmente i coscritti avevano fatto questo regalo. Si regalava anche il modellino. Il modellino sì, del matrimonio, curioso. Invece c'è un oggetto buffissimo, strano, ma in realtà è funzionale. È un contratto di matrimonio su un pezzo di legno, viene dal Marocco, e proprio ho fatto tradurre, proprio sono tornato la settimana scorsa da Marrakech, ho fatto tradurre, però c'era scritto proprio cosa era stata pagata la sposa, quanti animali sono stati dati, proprio quello che era il fatto. Proprio un vero e proprio contratto matrimoniale. Il matrimonio, proprio il contratto di matrimonio, il matrimonio come amore è un fatto molto più recente, quindi sposava. C'era uno scambio merci. Certo, c'era sempre. Se veniva fatto sul bastone che poi veniva. Qui abbiamo vari cappelli da sposa, il periodo della Belle Époque ovviamente, e quest'altra coroncina qua aveva anche una teca dove veniva messo l'anello del primo che andava il creatore. Ben augurato. Anche perché un motivo era anche un altro, per evitare che diciamo la dote potesse in qualche modo
Ecco, sfuggire. Oh, questa è una cosa curiosa, ho letto. Ecco, premettendo il fatto che durante il matrimonio c'è sempre questo legame, legame di matrimonio tra le divinità, Dio e gli uomini, quindi i colombi che venivano lanciati proprio andavano verso Dio e poi riportavano il buon esito del matrimonio. Quindi era tradizione alla sì, fine del matrimonio lanciare davanti alla chiesa, sì, si apre questa, si apre, i colombi bianchi. E questa gabbia l'ha fatto per tanti anni. Sì, l'ha fatto per tanti anni questa cosa qui, per cui proprio la gabbia che si apre e veniva usata per liberare questi colori. Poi qui davanti ci sono degli anelli molto particolari che sono di altre culture. Gli anelli nuziali, anche quelli hanno una questo storia. È un anello che viene dal Marocco ed è molto bello, ma ne ho visto anche una serie fatta anche in Italia, con queste due mani che chiudono a protezione il cuore della sposa. Questo invece è un anello che viene dall'India, si chiama Navaratne, un anello con le 9 pietre dell'armonia armonica, ed è un regalo che più che altro rito alle sue aveva, sì. E questo invece è una fede che viene dal Centro Africa. Per cui, e questo qua invece è interessantissimo, è una fede in ferro, perché nel periodo nostro del ventennio veniva richiesto agli sposi di donare la fede alla patria loro per finanziare la guerra, e in cambio veniva dato questo anello in ferro dove su c'era scritto oro alla patria, certo, e portarlo certo. Era un segno di patriottismo. Questo è un altro oggetto molto curioso, perché questa coppa doppia, sì, doppia coppa, due cuori doppia che coppa. Si uniscono, ed era il regalare la coppa in argento, era un regalo che portava molto bene alla famiglia e agli sposi, e questo poi si aprivano proprio. Sono allergico al matrimonio, scusi. Questo è un poggia. Ecco, questi sono curiosi, poggia testa, sembrano quelli delle tombe egizie. No, questo viene dall'Eritrea. Si mettevano per e tutte queste cose avevano questi campanellini in tutte le tradizioni, le varie culture. Ma ci si appoggiavano veramente? Sì, ah, sì. Sì, durante, siccome le feste duravano parecchio, e allora per evitare si reclinavano. Ma poi ci sono bomboniere ancora, queste ancora oggi di varie età, quelle per le famiglie ricche, quelle per le famiglie povere, le apparecchiature fotografiche ovviamente che servivano per immortalare e qui... Ecco, ma le bomboniere contenevano i confetti sì. Sono sempre stati legati al matrimonio? No, assolutamente, il confetto non è nato per il matrimonio, è nato in farmacopea, cioè per prendere una medicina che aveva un sapore cattivo si circondava, coprendola di zucchero. Dopodiché alla fine del Settecento, da bonbon, quindi in Francia, nasce la bomboniera, questo oggetto che doveva avere dentro un seme come segno importante. Anche di fertilità. Perché? E poi concludiamo su questo tavolo dove ci sono altri oggetti. Questa era una cosa molto curiosa, era la scatola, diciamo, che la sposa preparava per il giorno del matrimonio, dove c'erano anche gli oggetti scaramantici. Ah. E uno di questi oggetti scaramantici era praticamente una monetina di bronzo, che tuttora in Inghilterra c'è il penny che viene messo nella scarpa sinistra della sposa, e da noi è citato anche da San Bernardino da Siena, che citava nei suoi testi che si usava la sposa a portare una moneta di bronzo nella scarpa o sotto la scarpa, perché la moneta di bronzo sembrava avesse la funzione di allontanare, diciamo, una cosa blu, una cosa prestata. E una cosa molto importante, qui c'è lo specchio, che la sposa il giorno del matrimonio, non, quando era pronta per andare in chiesa, non si doveva specchiare perché portava malissimo. Poi c'erano una cosa nuova, una cosa vecchia, una cosa prestata e una cosa blu. La cosa, tutto collegato ancora a quello che era prima, a quello che sarebbe stato dopo. Il blu fa riferimento soprattutto alla cultura ebraica, dove il blu era il segno di fedeltà, di purezza. Quindi vedete quanta simbologia. La simbologia è piena. Poi oggetti strani, alcuni scaramantici, so, come la spola. Questo era un oggetto, era il fuso, la rocca. Ah, la rocca. Anche ed è un regalo che faceva il fidanzato alla sposa prima. Se lei lo muove, sento un rumorino. Un sonaglietto sembra. E il problema è che su alcuni testi si diceva appunto che siccome la sposa doveva arrivare vergine al matrimonio, quando arrivava il fidanzato e i genitori nell'altra stanza, quando lei filava sentivano il rumore, vuol dire che non era impegnata a fare altre cose. Ah, pensate che cosa si inventava. Questo è interessante, un altro regalo che adesso... Ah, queste sono le famose forbici. Questo, sì. Vede, ci sono due cicogne, e veniva il regalo che veniva fatto alla sposa per poi tagliare il cordone ombelicale del certo, nascituro. I bambini nascevano in casa. E là abbiamo la Maria Bambina, che è un ultimo oggetto molto bello, che anche questo aveva questa funzione, e veniva fatto da delle suore di clausura di un convento di Milano. Facevano queste statue, che era tutto benaugurale nel segno della fertilità. Certo, tutto era in funzione della fertilità proprio. Certo, quindi pensate, tante simbologie, alcune ancora presenti ancora certo. Oggi nel matrimonio, altre legate a tradizioni che si sono un po' perdute, però insomma il momento più importante nella vita di tante persone certo. Era immortalato da fotografie certo. Ma anche da statue, da mille oggetti che servivano, che il terremoto di Moglia non ha praticamente, ecco, perché abbiamo avuto il terremoto, perché il povero si è salvato, signor Belletier della Moglia, che è vicino a Modena, che è
è stato molto duramente colpito. È dimenticato. La sua collezione si è salvata. Si è salvata, sì, grazie. Per fortuna io le auguro di ampliarla ancora. Certamente, è un piacere perché è proprio emozionante quando vengono le persone. La gente, come sa, continua a sposarsi perché non si impara mai nella vita. Allora, le auguro felicità a tutti gli sposi e a lei di ampliare questa collezione. Molto bella, le faccio i complimenti. Grazie, ha fatto rivivere tante epoche e tanti è un piacere, è un momenti piacere. Felici di tante persone. Grazie. Benissimo. A Gianni Bellesia, grazie alla sua collezione e grazie a voi se vorrete sottoporci le vostre collezioni, se ne avete, avete degli oggetti in casa, una collezione di qualunque tipo, scriveteci e vi inviteremo qui a mostrarla. E andiamo avanti con le previsioni del tempo. Colonnello Morizzi.